La notizia lascia il pubblico completamente senza parole. Ecco chi vedremo a settembre sul trono di Uomini e Donne. Sappiamo molto bene che, ormai da diverse settimane, il programma pomeridiano che promette di far trovare l'amore ai suoi partecipanti è giunto al termine. Stiamo parlando, ovviamente, di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi in modo perfetto. Ogni giorno sono tantissime le persone che seguono la trasmissione. In alcuni casi, sono nate relazioni che hanno portato i concorrenti al matrimonio e ad allargare la loro famiglia. Vedi Beatrice Valli con Marco Fantini. Ma chi potremmo vedere a settembre seduto sul trono? I nomi che circolano in rete hanno lasciato i fan senza parole, perché si tratta di VIP molto chiacchierati. Uomini e Donne, chi salirà sul trono a settembre? I nomi che scatenano il pubblico. Il programma condotto da Maria De Filippi ha un successo incredibile. Una volta terminata la messa in onda, tronisti, dame o cavalieri del trono over continuano ad essere seguiti attraverso i canali social. Anche le coppie che nascono durante i mesi trascorsi hanno la loro notorietà. Una domanda però resta sempre nell'aria alla fine della trasmissione, ovvero chi si siederà sul trono la prossima stagione. A questa, sembra esserci una risposta che ha già fatto scatenare il pubblico, il quale spera venga confermata. Il motivo? Parliamo di un personaggio noto e che, fino a qualche mese addietro, era sul piccolo schermo tutti i giorni. Avete capito di chi si tratta? È Massimiliano Varrese. L'attore e cantante si è confessato nel programma radiofonico Turchesando, come riporta anche Leggo. Nella casa più spiata d'Italia, non ha trovato l'amore ma al momento si sta concentrando sulla figlia mia. Ha spiegato che ad inizio carriera ha fatto solamente lavori di nicchia, mentre adesso potrebbe cambiare rotta. Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio. Quindi, ci potrebbe essere nell'aria la voglia di mettersi in gioco per incontrare la persona giusta. Per ora, però, non ci sono ancora annunci ufficiali. Anche per un'altra protagonista, non c'è conferma di vederla o meglio, rivederla sul trono, parliamo ovviamente di Ida Platano. Dopo l'abbandono perché non ha trovato l'amore, tuttavia, potrebbe provare nuovamente. Si vocifera anche, stando a Mondo TV 24, che l'interesse degli autori è su Edoardo Sanson. Il ragazzo è salito alla ribalta per essere stato lasciato da Anita Olivieri durante Il Grande Fratello. Non è mai intervenuto in diretta nel programma o tramite social per parlare della situazione. Dunque, ci potrebbero essere delle conferme molto interessanti tra qualche settimana, quando verranno presentate le trasmissioni e, da lì in poi, inizieranno a girare le varie voci di corridoio. Per il momento, Uomini e Donne sembra destinato a continuare ad intrattenere il pubblico se questi saranno i tronisti.